Buonasera. Siamo felicissimi stasera di avere con noi Pupi Avati, un amico, perché ha affrontato un viaggio lungo per essere con noi. Pupi Avati si racconterà, aiutato da Filiberto Malossi, e racconterà un po' di questa lunghissima carriera, racconterà un po' di aneddoti, racconterà come si fa un film, come si fanno dei film, come si diventa Pupi Avati, e noi lo ascolteremo. Grazie. È un piacere essere a Salso e tornare a parlare di cinema a Salso, anche perché insomma questo è la città, il paese che ha avuto un grande festival del cinema, come il mio amico La Grasta si ricorda, un glorioso festival del cinema. Ci piacerebbe che un giorno tornasse magari un grande festival del cinema anche a Salso, anche se dire così non vorrei spaventare qualcuno dell'amministrazione, quindi facciamo solo, per ora viviamo di ricordi. Però io volevo fare anche una carrellata di ricordi con Pupi Avati, perché 40 anni di carriera dal 1970 al 2010, una carriera esaltante, uno dei più grandi registi italiani e anche uno dei più prolifici. E Pupi, possiamo fare un po' un salto all'indietro, un po' anche forse un salto mortale, e mi racconti come, e ci racconti come è nata la passione per il cinema del ragazzo Giuseppe Avati? Sì, molto volentieri, anche se in realtà è sbagliata una data, non sono 40 anni ma sono addirittura 42, perché parliamo del 1968, che è un anno particolare, un anno curioso, un anno in cui gli accadimenti erano fortemente influenzati appunto da quella che era l'atmosfera che si rispirava in quell'anno. L'ideologia sessantottina, l'idea che tutto fosse in qualche modo possibile, la fantasia al potere e così via. Io avevo la sensazione in quell'anno di non partecipare a quei moti, a quell'evento, di non condividerli. Poi in realtà, vedendo quel mio primo film che fu realizzato nel 68, mi sono reso conto che era un film invece tipicamente, ahimè, sessantottino. Senza volerlo. Senza volerlo, perché poi lo spirito del tempo lo si respira comunque. Io sono arrivato al cinema attraverso un percorso molto complicato, ma io credo che tutti i registi arrivino a questo tipo di professione, a questa possibilità di utilizzare questo strumento attraverso dei percorsi che non sono in qualche modo rassicuranti e consolidati e legittimati, come può essere un ingegnere, come può essere un magistrato, come può essere chiunque altro. Il cinema la possibilità di utilizzare un mezzo che accede all'opportunità di mettere in campo quelli che sono i tuoi sogni, quelle che sono le tue fantasie, raccontare le storie che più ti piacciono, avviene attraverso dei meccanismi che sono assolutamente misteriosi. E bisogna avere la capacità di frequentare la irragionevolezza come elemento fondamentale. Io ero, quando ho incontrato il cinema, avevo alle spalle, perché dovete sapere che essendo nato nel 1938, io appartengo a quella generazione che arrivò alle esperienze di vita con molta precocità rispetto all'oggi. Cioè, nel senso che io già a 26 anni mi sono sposato, a 27 ho avuto il mio primo figlio, insomma avevo già alle spalle una certa esperienza, avevo già alle spalle una sorta di fallimenti. Sono nato a Bologna nel 1938, ho trascorso i primi anni della mia vita per motivi bellici in campagna. Allora c'erano motivi, i problemi degli bombardamenti su Bologna fecero sì che ci trasferimmo a Sasso Marconi, e quindi la cultura contadina è stato un elemento fondamentale nella mia formazione. E poi con molta precocità, come accadeva allora, in qualche modo ho cominciato a frequentare i sogni, a frequentare tutto quello che poteva essere, come tutti quelli della provincia, e credo che Sasso Maggiore, adesso non lo so se esiste ancora la provincia, il modo di pensare provinciale, che era, lo dico scrivendo provincia con tutte maiuscole,
cioè nel modo più elogiativo del termine. Allora veramente era possibile sognare. Un ragazzo di provincia sognava di poter realizzare delle cose che in realtà avevano sempre come ring, come spazio in cui si sarebbero realizzate in città. E questo, allora all'inizio il primo sogno della nostra vita fu quello naturalmente di poter in qualche modo diventare americani, perché l'America era il paese che ci aveva salvati, che ci aveva liberati e che si era imposta attraverso una sorta di colonizzazione culturale. Per cui la musica, il cinema, la letteratura, e tutto, lo sport, il baseball, il basket. E io mi innamorai della musica. Io decisi che sarei dovuto diventare un grande jazzista. Mi sarebbe piaciuto diventare un grande jazzista. Ho dedicato gran parte della mia adolescenza a questo sogno. Ed ero diventato il miglior clarinettista di Bologna. Lo sapete già? Rispondete, tutti assieme. Bene. Allora, no, non lo sapete, quindi ve lo dico. Bene, allora, ero nella condizione in qualche modo di prepararmi, di studiare, di ascoltare i dischi, di poter in qualche modo permettermi, per diventare seduttivo, perché poi in provincia la cosa più importante, qui abbiamo un esempio, il grande Alberto Petrolini, che è uno degli ultimi personaggi seducenti della provincia, e di diventare quello che insomma piaceva alle donne, cosa che per me è sempre stata molto complicata. Allora, attraverso il jazz potevo in qualche modo diventare, e sono riuscito a diventare il miglior clarinettista di Bologna. Mi muovevo, mi pettinavo, mi esprimevo, mi vestivo come il miglior clarinettista di Bologna. E questo era un risultato fantastico per la fine degli anni 50. E infatti improvvisamente le ragazze si accorsero di me. Non ero così, ero magro, ero asciutto, ero anche un po' teggione, insomma, ero consapevole di questa capacità. E facevo parte di una jazz band universitaria che si chiamava Dr. Dixie Jazz Band, che era fatta tutta da ginecologi. Sapete cosa sono i ginecologi? Ci sono a Sosso Maggiore i ginecologi? Ne avete? Vabbè. Sono delle persone strane, che suonano bene, però parlano molto di spirali. Allora, mi ricordo, parlavo sempre di come la vita, la spirale. Io ero l'unico non ginecologo di questa jazz band, quindi non posso escludere i discorsi, però insomma suonavo bene, quindi ero... Ed era un'orchestra che si esibiva praticamente in tutta Europa, con anche un certo successo. Vinciamo addirittura il Festival del Jazz europeo a Joan Le Pen Cap d'Antibes, 1960.